Non starò a ripetere le sinergie che ci sono state e che hanno caratterizzato questo complesso impegno. È stato più volte ribadito il ruolo del Ministero che ha messo a disposizione le risorse per realizzare il lavoro attraverso due convenzioni date ad ISPRA e con le quali, sulla base delle quali ISPRA ha dato incarico a tutte le società scientifiche che si occupano di specie animali. La società botanica invece ha realizzato due pilastri del lavoro attraverso incarichi diretti con il Ministero. E poi c'è il ruolo più volte ribadito delle regioni, anche attraverso gli osservatori regionali, che sono stati istituiti proprio con un compito specifico di fornire supporto alle attività di reporting. È stato detto dal dottor Molinari. C'è anche un ruolo che cercheremo di evidenziare e di sottolineare sempre, che è costituito da una rete enorme di volontari che hanno messo tempo, impegno, dati raccolti in anni di lavoro completamente in modo volontario, solo perché l'idea è che questo lavoro può servire complessivamente alla biodiversità del nostro paese. È stato detto più volte, questo si riferisce alle specie animali. L'Italia è il paese europeo che ha la più ricca biodiversità in assoluto. Al di là del numero di specie habitat tutelati dalla direttiva Habitat, che non riflettono completamente in maniera piena il quadro complessivo della biodiversità della nostra regione e del nostro paese, siamo il paese con il più alto numero di specie animali, vegetali e con una diversità di paesaggi che ci rende appunto una località particolarmente importante per la diversità biologica a livello continentale. E inoltre, anche a causa della storia del nostro paese, della differenziazione degli ambienti, delle ricche aree insulari che caratterizzano l'Italia, abbiamo un altissimo tasso di endemismi. Questo vuol dire, come è stato detto dal direttore nel suo saluto, che abbiamo anche una responsabilità particolarmente forte nei confronti dell'Europa, perché tuteliamo specie che se scompaiono dal territorio italiano vengono perdute a livello globale e complessivo. I numeri, alla fine dovreste saperli tutti a memoria. Sostanzialmente c'è un aspetto che chi non lavora direttamente sul reporting non può non cogliere, e cioè che l'Europa chiede di realizzare delle valutazioni non solo per le specie, ma anche a livello delle regioni biogeografiche. E dato che l'Italia è caratterizzata da ben tre regioni biogeografiche, oltre alla regione marina, questo vuol dire che il numero di schede che siamo chiamati a compilare è particolarmente elevato e supera appunto le 800 schede di valutazione. Questo è un elemento importante perché io un anno fa ho incontrato la collega finlandese che si occupa dello stesso reporting e la Finlandia ha dato numeri precisi per tutte le specie di cui si occupa, però diciamo, a parte una lunga tradizione di monitoraggio che caratterizza la Finlandia, hanno anche un numero di specie particolarmente limitato. Io qua ho messo un confronto con le specie presenti in Danimarca e in Gran Bretagna, paesi che investono risorse significative nello studio della biodiversità. È chiaro che il nostro paese, quello verde, ha un impegno particolarmente gravoso. Cosa ci viene chiesto di valutare? L'Europa sta sviluppando un sistema sempre più raffinato, accurato e di nuovo impegnativo di raccolta dei dati. Innanzitutto ci si chiede di fornire dati distributivi abbastanza precisi ed aggiornati, precisi nel senso basati su una griglia di 10x10 km, di stimare le aree complessive di presenza dei dati di presenza. E anche di valutare i trend di questo aspetto, diciamo, geografico. L'aspetto geografico è quindi uno degli elementi chiave che sono alla base del reporting, che a differenza delle liste rosse che valutano la distanza da un rischio di estinzione, valuta la distanza da un valore favorevole di riferimento sia per la distribuzione, sia per le popolazioni e per gli habitat. Al quale i paesi dovrebbero tendere. Quindi l'obiettivo di questo lavoro non è salvare le specie dall'estinzione, ma anche promuovere un raggiungimento complessivo di una situazione favorevole delle specie e degli habitat.
Ci vengono chiesti numeri che, vi dico subito, sono impossibili da raccogliere per un paese come il nostro. L'Europa chiederebbe di avere il numero di individui che caratterizza le popolazioni delle diverse specie. Questo è stato fatto con delle misure molto più rozze, in genere con la cella di presenza, ma è chiaro che il livello di dettaglio che formalmente ci verrebbe chiesto richiederebbe impegni di monitoraggio ben superiori a quelli che siamo in grado di mettere in atto. Ci viene chiesto il trend, noi più volte usiamo il termine fotografia, in realtà questo lavoro è anche mirato a dare un quadro dinamico di come sta evolvendo, di come cambia la situazione della biodiversità nei diversi paesi. Sono stati introdotti nel divenire, nell'evoluzione del concetto di reporting, anche concetti che ecologicamente non sono chiarissimi. L'habitat per la specie, che è uno dei tre pilastri appunto del reporting, è un concetto non chiarissimo. Ci si chiede di valutare se gli habitat rappresentano un fattore limitante per le diverse specie, se questo può rappresentare un elemento di preoccupazione per lo stato complessivo di conservazione delle specie. Un aspetto che non è facilissimo valutare neanche in collaborazione con gli esperti più che conoscono meglio questa materia, proprio perché il concetto di base non è pienamente chiarito in ambito ecologico. E vengono richieste anche una descrizione delle principali pressioni attuali e delle minacce che in futuro potranno mettere in pericolo le diverse specie d'habitat, utilizzando come metro temporale i cicli di reporting, quindi i 12 o i 24 anni, che sono due o quattro cicli di reporting, utilizzando schemi messi a punto dalla Commissione europea. Alla fine il giudizio complessivo dello stato di valutazione deve essere fatto attraverso una matrice imposta dall'Unione Europea con regole molto, molto chiare e rigide, definisce appunto se lo stato di una specie o di un habitat è favorevole, sfavorevole, inadeguato, cattivo o non conosciuto. Oltre a questi dati, che hanno rappresentato chiaramente una notevole sfida, la raccolta di dati per 800 schede su questo livello di dettaglio, abbiamo integrato ulteriori informazioni non richieste dall'Unione Europea, ma che possono permettere, ad esempio a livello tassonomico molto più dettagliato di quello della singola specie, possono permettere confronti, valutazioni più raffinate, perché alla fine l'obiettivo di tutto questo è mirare meglio la conservazione nel nostro paese. Ad esempio abbiamo integrato i dati delle liste rosse che finalmente l'Italia sta producendo. Il 2012-2013 sono stati anni importanti perché sono state prodotte le prime liste rosse ufficiali del nostro paese. Un'altra parte del reporting rappresentata dalle misure di conservazione messe in campo per le aree Natura 2000, perché i dati raccolti, come è stato detto prima, non sono solo per le aree Natura 2000 ma per l'intero territorio nazionale. Le misure di conservazione sono state uno degli aspetti critici di questo reporting. La raccolta di questi dati è stata curata direttamente dal Ministero dell'Ambiente. Qual è stato il lavoro complesso che abbiamo dovuto realizzare? Abbiamo innanzitutto raccolto e compilato tutti i dati, aggregato le informazioni fornite dalle regioni. Faccio l'esempio della tartaruga palustre. Come si è detto, le regioni hanno prodotto oltre 3.000 mappe che sono state aggregate. Questo è un lavoro complesso perché non sempre usiamo esattamente gli stessi standard, le stesse proiezioni. A fornire una prima mappa complessiva per il paese. Abbiamo integrato questi dati dove non ci fossero carenze conoscitive con dati del precedente report. Abbiamo utilizzato i dati messi a disposizione dalle società scientifiche attraverso gli atlanti, la disponibilità di informazioni fornite dai membri, al fine di elaborare delle mappe di partenza, di distribuzione, e sono state elaborate quasi 600 mappe per le specie e oltre 250 per gli habitat, sia a livello della cella di distribuzione sia del range, che viene valutato con un tool messo a punto dalla Commissione europea proprio per assicurare una standardizzazione dei metodi. L'aspetto interessante è poi qual è stato il confronto, il supporto degli esperti, ovvero questi dati sono stati discussi con gli esperti delle società scientifiche attraverso workshop, incontri, a volte incontri con il singolo esperto, per valutarne l'attendibilità, integrare le informazioni che eventualmente non fossero state comprese e
parallelamente analizzare i dati messi a disposizione dalle regioni per arrivare a una valutazione che è di scala nazionale, valutazione che in genere si è basata sul miglior giudizio degli esperti. La roadmap di questo lavoro evidenzia poi il punto critico che tutti ci siamo trovati ad affrontare, cioè nei 2-3 anni di lavoro che ha portato a questo prodotto, noi abbiamo assicurato il miglior flusso di informazioni che fossimo in grado di realizzare, abbiamo mantenuto un sito FTP aperto agli esperti, alle regioni, dove i dati sono sempre stati a disposizione, eravamo partiti con una prima ricognizione delle informazioni disponibili a livello regionale e abbiamo avuto i dati dalle regioni in un tempo che è stato molto stretto poi per permetterci di fare le valutazioni. Gli ultimi dati regionali sono arrivati a gennaio-febbraio dello scorso anno, quando noi per fine aprile avremmo dovuto produrre tutte le valutazioni. Quindi noi abbiamo avuto i dati per le specie vegetali, sono stati realizzati per le habitat e per una parte dei dati delle specie vegetali realizzati dalla SBI in un tempo più congruo. I dati relativi alle specie faunistiche abbiamo dovuto analizzarli e valutarli con esperti in soli 2 mesi di lavoro, e qui c'è stato un po' il punto critico, dove è mancato il tempo per realizzare un tavolo di consultazione con le regioni, le province più efficiente, più efficace. Questo perché a maggio abbiamo consegnato i dati al Ministero, che li ha trasmessi alle regioni, in modo da dare alle regioni il tempo per verificare e validare le informazioni aggregate da ISPRA, in modo da fornire alla Commissione europea a luglio il reporting che era stato richiesto. C'è stata un'ulteriore fase, anche questa particolarmente complessa, che è stata quella in cui la Commissione europea inizio agosto ci ha dato i propri commenti, ha rilevato le diverse incongruenze tra i dati forniti, la rete Natura 2000, i dati precedenti. Le regioni hanno valutato ulteriori incongruenze che fossero emersi dai propri dati. Qui c'è stata un'ulteriore data che si è concluso a dicembre, di modifica e di integrazione dei report per l'invio definitivo alla Commissione europea. Alcuni brevi spot sui risultati conseguiti. Si è detto circa una specie su 2 e 7 habitat su 10 sono in un cattivo stato di conservazione nel nostro paese. Le prospettive future valutate di solito in quasi tutti i casi sulla base del giudizio di esperti sono in qualche modo incoraggianti, molte delle specie degli habitat sono considerate con prospettive future favorevoli, future parliamo del futuro, come dicevo, a brevissimo termine, tra i 12 massimo 24 anni. Questi dati sono dati che vanno presi con estrema cautela. Il confronto tra i report in realtà è reso poco affidabile dal fatto che abbiamo utilizzato dei metodi, in questo caso, diciamo, diversi, forse anche più standardizzati rispetto al passato. Però se arriviamo ad un sistema più strutturato, più standardizzato di raccolta dei dati, in futuro potremo avere delle valutazioni tra i diversi cicli di report che ci possono dare un'idea di come sta evolvendo la biodiversità nel nostro paese e lo stato di conservazione. Vediamo che ad esempio per le specie vegetali la situazione sembra notevolmente peggiorata negli ultimi 6 anni, per gli habitat invece il quadro è più incoraggiante, per le specie animali è ancora diverso, con situazioni che hanno portato ad un forte calo dello stato per lo stato favorevole, a un aumento invece delle specie con stato inadeguato o cattivo. Però sono tutti dati che non vanno considerati come una vera indicazione, ma più che altro come una potenzialità del futuro, perché il confronto si basa su metodi di valutazione molto differenti tra i due cicli che abbiamo considerato. I risultati che vedete nel volume sono poi sintetizzati con queste tabelle che ci danno in modo sinottico una prima fotografia più facile da comprendere dello stato di conservazione complessiva a livello dei diversi gruppi. Per esempio, se vediamo la parte relativa ai pesci di acque dolci, vediamo come il rosso, che indica uno stato di conservazione sfavorevole, sia particolarmente diffuso in quel gruppo tassonomico. Quindi queste tabelle che troverete in fondo al volume ci danno una prima sintetico quadro della situazione emersa a livello di specie.
una breve fotografia, per esempio, per quanto riguarda i carnivori, vedete che la differenziazione tra le diverse regioni biogeografiche in cui è diviso il nostro paese ci permette di vedere la situazione differenziata dell'orso, per fare un esempio, nella regione alpina rispetto all'orso marsicano presente nella regione mediterranea. Questo quadro ci dà quindi una prima indicazione di come stanno le diverse specie nei diversi contesti del nostro paese, evidenziando con le frecce se la situazione è in miglioramento o in peggioramento. Questo conferma che l'orso d'Abruzzo sta veramente male, per darvi un'idea. Va ricordato che oltre a questo, per tutte le specie sono fornite le mappe di distribuzione, e le mappe di distribuzione saranno a breve, questa per esempio è già presente nel sito ISPRA, a breve lo saranno in maniera più piena, però sono già disponibili nel sito dell'Unione Europea, dove ci sono le informazioni di dettaglio elaborate in questo reporting, e quindi tutta la bibliografia, le note, i commenti degli specialisti che corredano le informazioni che trovate nel volume in forma più sintetica. Quindi, andando a vedere il sito della Comunità Europea, è possibile avere un quadro molto più dettagliato dello stato di conservazione a livello di specie e regione biogeografica. Ma vorrei anche dire, noi adesso abbiamo concluso da poco il lavoro, ma un'analisi più raffinata delle informazioni potrà permettere, come diceva giustamente il dottor Molinari, di dare dei dati che possono migliorare il percorso decisionale nel nostro paese, ad esempio identificando le zone critiche per la conservazione e per la tutela delle specie e degli habitat. Queste sono mappe di densità del numero di specie che già fanno vedere come sia estremamente diversificata la situazione tra specie vegetali e animali di interesse comunitario rispetto anche agli habitat. Se andiamo a vedere le specie e gli habitat che stanno in uno stato di conservazione sfavorevole, vedete come la situazione delle specie vegetali, verrà poi spiegato meglio nella presentazione delle colleghe che hanno seguito questo aspetto, sia molto localizzata, mentre invece sia ben più diffusa la presenza di specie minacciate animali. Abbiamo anche raccolto informazioni sulle pressioni, cioè su quei fattori che già ora agiscono come minacce per le specie, per gli habitat e per sia animali che vegetali, evidenziando ancora una volta quello che poi ISPRA più volte sottolineato, cioè il ruolo del consumo di suolo nel nostro paese e delle modificazioni ambientali che caratterizzano i nostri paesaggi, che sia per le specie che per gli habitat rappresentano la principale minaccia. Però questi sono risultati, io li sottolineo, preliminari, perché le analisi dobbiamo ancora completarle, quindi sono solamente un primissimo risultato. Però dai dati raccolti potremo anche elaborare delle liste più di dettaglio su quali sono i fattori di minaccia principali attualmente e in futuro, sia a livello dei gruppi tassonomici maggiori, ma anche a livello dei gruppi più di dettaglio, ad esempio per le specie animali. È chiaro che alcuni fattori, la chiusura di grotte che agisce sui chirotteri, emergono perché le specie in direttiva habitat non sono rappresentative in maniera piena di tutta la biodiversità, e quindi c'è una forte componente di chirotteri che qui emerge. Lo stato di conservazione sfavorevole dei pesci d'acqua dolce si riflette nel ruolo molto forte che sembrano rivestire le minacce e le pressioni legate al prelievo delle risorse idriche e agli inquinamenti delle acque superficiali. Quindi vi sto parlando in termini non di risultati conclusivi, ma di come questi dati potranno essere utilizzati per meglio guidare la definizione delle priorità di azione per il futuro. È stato detto, i dati sono già online, nel pomeriggio ci sarà una presentazione di Francesca Ronchi che andrà più nel dettaglio di quali informazioni sono stati caricati già ora nel sito ISPRA negli ultimi 3 giorni, per cui siamo ancora in una fase, diciamo, molto preliminare di questo lavoro, e quali sono le prospettive di utilizzo di questo dato. E questo io penso che sia un elemento dove è molto importante avere un dialogo costante con le regioni, perché noi vogliamo che questi dati vogliamo contribuire come ISPRA a rendere questi dati il più possibile fruibili per il processo decisionale. Un esempio: già ora con i dati disponibili è molto semplice estrapolare informazioni ad ampia scala, non stiamo parlando della rete Natura 2000, stiamo parlando dell'intero territorio nazionale, su quadrato per quadrato quali specie
sono presenti, quali in cattivo stato di conservazione, quali minacce sono state identificate per quella cella e così via. Sintetica e conclusione, insomma, si è già detto, quello che abbiamo tentato di fare con questo lavoro e grazie all'entusiasmo di tutti quelli coinvolti è stato una maggior sinergia. L'altro aspetto è che è molto migliorato la raccolta dei dati, non solo numericamente ma anche in termini di standardizzazione. Le valutazioni sono state condotte con degli iter decisionali più rigorosi, più oggettivi attraverso workshop con gli esperti, come si fa per le liste rosse. Quindi abbiamo una fotografia più accurata di quanto non era stato fatto in passato dello stato di conservazione del nostro paese. Riteniamo che questa possa essere una base per un percorso decisionale che però parte oggi. È stato detto giustamente, siamo al bianco, in qualche modo all'anno zero per questo. E uno degli elementi che è emerso è che alcuni del fattore limitante non sono stati in questo caso la collaborazione, la sinergia o le risorse, più il tempo, dato che già sappiamo quando sarà il prossimo reporting, è forse anche l'aspetto dove potremmo migliorare in futuro lo schema complessivo di lavoro. Spunti di discussione: occorre migliorare il monitoraggio e sinergie proprio perché le risorse rappresentano un problema essenziale in questa attività. Occorre pensare a flussi di informazione che ottimizzino il contributo non solo degli esperti ma anche quello della già citata Citizen Science, quindi con un contributo di chi può mettere a disposizione dati che sono rilevanti per le responsabilità di tutela del nostro Paese. Occorre mettere a sistema meglio le istituzioni, gli organismi che sono stati creati in questi anni, per cui la rete degli osservatori, utilizzando al meglio anche il network nazionale della biodiversità, in modo, se possibile, di evitare di trovarci di nuovo nel 2018 a dover lavorare all'ultimo momento e quindi senza fare pieno uso delle informazioni. Crediamo che questo lavoro abbia rappresentato un enorme passo avanti e dalle difficoltà che abbiamo tutti incontrato penso che possiamo cogliere degli stimoli per migliorare lo schema di lavoro in futuro. Io vorrei ringraziare il gruppo di lavoro con cui ho avuto la fortuna di lavorare a questo progetto, che è stato all'interno di ISPRA estremamente motivato e collaborativo, sia degli esperti sia, devo dire, di tutti i settori ISPRA. Il volume da solo, io ringrazio ad esempio Elena Porrazzo del settore comunicazione, il volume ha richiesto un'impaginazione di 360 pagine, 300 figure in tempi strettissimi. Il volume, come diceva Emi, fatto da 73 autori, è stato prodotto in 3 mesi di lavoro, quindi potete immaginare l'impegno di tutti. Ringrazio ancora i tecnici, gli esperti delle regioni, i molti volontari che hanno contribuito dato attraverso le regioni o attraverso le società scientifiche e che, se vedrete il colophon, non è la parte più divertente del volume, se guardate il colophon parliamo di quasi 200 nomi che andiamo a ringraziare in diversa forma e che hanno permesso questo sforzo.